Bene. Grazie. Iniziamo con le domande per Erald Latti, vai Marcello. Ma un gol così te lo sognavi, nel senso che bellissimo, una bella girata sul secondo palo, descrivici tu le tue emozioni, insomma. Ma è stato il mio primo gol, cioè è stato il mio primo gol nei professionisti. Quindi dai, è uscito pure bello, sono molto contento. Ma c'è cioè, calcio di punizione, c'è Ilari mi ha detto attacca forte il primo palo che la palla arriva. Ho ascoltato i suoi consigli e la palla è arrivata proprio lì. Matteo, una cena. Quello che è stato detto a Zignano. Sì, me lo ricordo. Ecco, no, diciamo che sicuramente quest'anno vi stai anche raccogliendo qualche soddisfazione in più sotto questo profilo. Con gol e un assist per uno che generalmente viene indicato come spacca gioco altrui, sicuramente sono comunque anche punti per la squadra, quindi anche sentirsi molto forse molto più partecipi anche di questa situazione positiva di classifica. Sì, certo, sono molto contento, soprattutto per il gol, ma anche per la vittoria che ci serviva dopo la scorsa partita, quindi... Avevate un po' il braccino oggi, il primo tempo ho dato l'idea che entrambi abbiate avuto un po' il braccino. Ma siamo stati molto attenti su quel punto di vista, abbiamo giocato molto bene, una buona gara, e poi nel secondo tempo diciamo abbiamo aumentato il passo, siamo stati bravi col gol, ma soprattutto poi a non mollare fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Quello è uno schema? Quello è uno schema che avete provato? Cioè al di là del consiglio? Sì, è uno schema, però ho seguito soprattutto il consiglio di Ilari e quindi cioè, sono molto contento. Grazie. Vai Fiorenzo. Ecco, Latti, che cosa? Sono 3 anni, 3 stagioni che lei è all'Ecco. No, 2, questo è il secondo. Ah già, vero, sì, scusi, questo è il secondo. Che cosa è molto cresciuto dal punto di vista proprio anche del senso della posizione, poi arrivano anche i gol con questo. Che cosa è cambiato dall'inizio della sua esperienza all'Ecco? È cresciuto lei come calciatore, come professionista, o sono cambiate le condizioni ambientali? Ma allora, il primo anno non ho giocato molto, ma non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al massimo. E infatti quest'anno sono stato bravo a sfruttare le occasioni. Oggi il mister prima della partita mi ha parlato e mi ha detto cioè, cerca di stare tranquillo e di giocare come sai, e ho fatto quello che mi ha chiesto. Poi sì, sono anche migliorato da quel punto di vista, stando con giocatori più esperti e a osservare loro durante la settimana impari molto. Grazie. Davide, Tagliarue, Federico Pozzolo, altre domande? Vai. A chi lo dedichi? Classico. Ma lo dedico a mia famiglia, ma soprattutto alla squadra che è stato un gol importante, soprattutto per i 3 punti. Grazie.